Cala il sipario sulla prima edizione dell'iniziativa Salotti d'autunno a Castel San Lorenzo. L'evento, svoltosi sabato pomeriggio nella sala polifunzionale del Borgo della Valle del Calore, e che ha rappresentato l'epilogo di un percorso di incontri durante i quali i salottieri del Borgo, con l'organizzazione e il coordinamento della progettista Mafalda Inglese, hanno potuto confrontarsi, scoprire e riscoprire le tradizioni, i costumi e i valori portanti della propria storia recente e passata. Italia Emotional Way ha ideato e progettato i salotti nei borghi del sud Italia e Salotti d'autunno è un evento che conclude una serie di incontri dei salotti. La particolarità di questo progetto è che si parla di salotti, quindi di incontri, ma di incontri con le persone, gli abitanti del paese, in questo caso del comune di Castel San Lorenzo, quindi abitanti di un borgo, ma anche sono ben accetti chiaramente i visitatori, i turisti, coloro che hanno piacere di vivere dei momenti di incontro e fare cosa? Discutere di quella che è l'arte e la cultura popolare, ripercorrere, riscoprire, riprendere quelli che sono dei valori che vengono tramandati attraverso l'arte, la cultura, l'artigianato dei luoghi e dei borghi. In questo caso, appunto, questa sera, Salotti d'autunno di Castel San Lorenzo rappresenta un evento di sintesi di quello che sono stati, quello che insomma è rappresentato un percorso di dialogo, di confronto, di aggregazione nell'armonia e nella serenità di un paese, di un borgo appunto del Cilento. Siamo convinti che lo sviluppo della nostra comunità all'interno di uno sviluppo del territorio della Valle del Calore con la vetrina importante internazionale che è Pestum parte attraverso la promozione del territorio e delle sue straordinarie bellezze, sia naturalistiche sia non gastronomiche, dove l'uomo all'interno di un bel contesto diventa un elemento del paesaggio con la sua attività agronomica e culturale. Noi proponiamo il nostro territorio come il connubio tra l'uomo appunto e la natura, la collina lavorata, la collina che diventa vigna, diventa oliveto, diventa una forma diciamo così partecipata dell'essere umano con la bellezza della natura. E facciamo marketing puntando su questo. Siamo stati presenti nelle mostre più importanti che si sono svolte in Italia, alla BIT di Milano, al TTG di Rimini, alla Borsa Mediterranea del Turismo, e sono anni che stiamo consolidando questa presenza proprio per far conoscere insieme ai grandi attrattori della regione Campania, Pestum, Pompei e le altre grandi bellezze, la Costiera Amalfitana, la Costiera Cilentana, un percorso alternativo e complementare di conoscenza del territorio. E quindi continuiamo questo sforzo, consapevoli dei valori che abbiamo a disposizione, consapevoli della qualità dei prodotti che sappiamo realizzare, consapevoli anche delle difficoltà che man mano che il tempo passa e che l'esperienza che mettiamo a frutto ci consente di correggere per portare all'attenzione di chi ci vuole a conoscere un prodotto gradevole, bello e anche, diciamo così, in qualche maniera di complemento del percorso turistico che si può svolgere all'interno della Valle del Calore e della provincia di Salerno.